Sabato 16 novembre il Teatro Nicola Vaccai della città di Tolentino ospita lo spettacolo Una lunga e attesa, interamente scritto e diretto da Fabrizio Romagnoli, che abbiamo oggi il piacere di avere qui con noi. Con te, Fabrizio, parliamo appunto di tutto quello che c'è dietro la scrittura e la successiva poi messa in scena di questo testo. Sì, scrittura che è stato un vero, come si può dire, una settimana continua in pigiama, ma questo succedeva nel 2005, e praticamente questa settimana completamente questi personaggi mi parlavano. Quindi io dovevo seguire e dovevo andare, non potevo andare a dormire perché altrimenti mi perdevo le parole, mi perdevo i loro concetti. È stato bellissimo. È stato uno dei testi della trilogia del libro, che un estratto lo feci qua a Tolentino alle sale napoleoniche, se non sbaglio, e fu molto divertente perché era interattivo. E adesso con questa compagnia di Roma abbiamo messo in scena tutta la pièce, che è un atonico, 1 ora e 20, 1 ora e 25, e sono emozionatissimo perché è la prima cosa che porto a Tolentino dopo 37 anni di questo mestiere, e sono più emozionato che se dovessi recitare io, perché qualora dovessi recitare io più o meno saprei cosa fare, ma quando poi sono gli altri ad andare in scena con un testo che è mio, con la mia regia, c'ho una tensione moltiplicata per tutti i personaggi appunto che sono in scena. È stato uno spettacolo che per scriverlo mi ha fatto sudare tanto, perché sono quattro storie di quattro donne molto particolari, pesanti, ironiche, ma anche comiche, taglienti. Loro si amano, ma si odiano. Quindi, quando uno dice: "Ma siete quattro amiche, ma perché continuate a stare insieme se vi odiate così tanto?" C'è un perché. Quindi è tutto un punzecchiarsi, è tutta una rincorsa. Poi c'è chi comanda di più, chi invece è, diciamo, un po' come si dice, no, fa la servetta. È molto particolare. La cosa più bella per me, è difficile, è che c'è solo un tavolo e quattro sedie in scena, quindi è una vera, vera, vera prova d'attrice, d'attore. E devo dire che queste quattro attrici si sono impegnate tantissimo. Uno spettacolo sicuramente che vi consigliamo di andare a vedere qui a Tolentino, ma nel mentre Fabrizio si è impegnato anche su più fronti con una recente produzione che ti ha visto protagonista addirittura in Germania. Purtroppo ancora non posso dire il nome, è una serie tra le più famose tedesche perché quella più longeva, ecco, quindi basta cercare la serie più longeva e si vede. E sai che a me piace la polemica, ma non voglio fare polemica, e mi hanno chiamato perché là, per le cose che ho fatto, mi hanno offerto il ruolo, e io continuavo a dire all'agenzia: "Sì, ma provino quando lo faccio." Dice: "No, ti hanno chiamato, per loro sei, non voglio dire famoso, però ti conoscono e ti hanno chiamato e ti hanno offerto il ruolo." Quindi sono anche emozionato per quello, perché è un doppio esame e mi fa molto piacere perché sì, è un ruolo italo-tedesco, però di italiano dico solo "Ciao Franco". Tutto il resto monologhi in tedesco. Io amo il tedesco, ho lavorato là 5 anni in teatro, quindi no, non vedo l'ora. Attore regista, ma anche insegnante di recitazione. Sì, quello è proprio parte del mio cuore. Sempre voluto fare l'insegnante e mi vergognavo perché fino a che non fai tante cose, come fai ad insegnare? Quindi dopo tanti anni di questo lavoro, ho detto: "Proviamoci." È una vera passione, mi piace tantissimo. A qualsiasi ora mi chiamano sia gli allievi che i professionisti: "Oddio, oddio, oddio, c'ho questo provino, mi aiuti?" Sì, in qualsiasi parte, c'ho sempre le lampade dietro, le ringhe, anche una qui a Tolentino, una a Roma. E quella è una grande passione, mi piace tanto. Ecco, non voglio esagerare, ma mi dà delle emozioni grandissime sapere, ecco, adesso ho un ragazzo che fa l'Idia Poet, come ti dicevo, cioè, insomma, sapere di avere dei ragazzi che stanno in giro e che vengono presi in alcune produzioni è tanto quanto recitare per me stesso, insomma, mi piace. E poi c'è l'altra sfida per Tolentino, di là tu. Ritornerai infatti poco prima delle festività di Natale anche per fare uno spettacolo con gli amati anziani, amici tuoi ormai della Sì, casa di riposo. la mia, ormai è la mia seconda casa, mi emoziono.
E il 21 dicembre faremo lo spettacolo di Natale, quindi parecchie signore della casa di riposo reciteranno brani sul Natale, poi ci sarà Daniela insieme a Giovanna, Daniela si occuperà del canto e insieme a Giovanna stiamo organizzando tutto quello che riguarda, ci sono dei bambini che vengono delle classi, anche loro canteranno insieme ai nostri nuovi giovani, gli anziani, grazie a Laila, la direttrice, la dottoressa che insomma ci permette anche di fare queste cose. Con le mezze facce, sempre della nostra città, sarai ancora una anche volta protagonista? Anche quella, non ti sfugge niente, eh? Sei video Tolentino, te! Allora, con le mezze facce, quella è stata una grandissima sorpresa e ti ammetto che mi sono emozionato e pianto perché non sono stato mai chiamato, cioè, Tolentino sì, mi ha chiamato tante volte, ma mai una compagnia teatrale di qui mi ha chiesto, ci fai la regia? Io? Dice, beh sì, la fai dappertutto, non vedo perché non la dovresti fare qua a Tolentino. Dico, ok. E hanno scelto un testo fantastico, perché disturbi ossessivi compulsivi, uno spettacolo estremamente comico, che noi cerchiamo di recitare e rendere molto naturale con la recitazione, perché è un attimo ad essere esagerati, perché già il testo e quello che dice, quello che fanno è già esageratissimo, quindi cerchiamo proprio di farlo quasi cinematografico, ecco, quella è una bella scommessa per noi, e lì si ride parecchio. Questo è il 28 marzo, però abbiamo insomma ancora un po' di tempo. Quest'anno tutto per Tolentino. Tante cose farai a Tolentino e ovviamente sì. L'invito finale spetta a te, guarda in camera Fabrizio e invita tutti intanto il 16 novembre al Vaccai per seguire questa tua nuova messa in scena, ma la prima qui in città. Allora, il 16 novembre alle ore 21 al Teatro Vaccai, una lunga attesa, sono emozionatissimo, quella sera avrò paurissima, spero sia uno spettacolo che gradirete, e mi viene da fare come rumori fuori scena, per chi non lo sa, il regista quando inizia lo spettacolo scappa via e va in giro per la città. E ci tengo tantissimo, spero di vedere, non voglio adesso fare venite, però spero di vedere tante belle facce amiche e di vedere il mio amato Teatro Vaccai dove ho iniziato pieno, sì, lo dico, non mi vergogno, pieno. Mi emoziono e grazie.